Ciao a tutti, oggi mi trovo sul fiume Po per farvi vedere un lancio per quanto riguarda la tecnica di canne due mani, ed esattamente la tecnica Skeggy. Questo lancio qui l'ho voluto chiamare Shoulder Cast e vi farò vedere perché. È un lancio che prevede un ancoraggio sostenuto più il peripoke. Il peripoke è un riposizionamento della coda nella direzione in cui vogliamo andare a lanciare. Questo tipo di lancio prevede anche un cambio di angolo, dunque si può fare sia da 45 che a 90 gradi. L'importante è rispettare i famosi 180 gradi. È un lancio che agevola quelle persone che hanno poca dimestichezza quando impugnano la canna con mano sinistra alta, soprattutto in una situazione come oggi che siamo su sponda orografica destra. Adesso vi farò vedere l'esecuzione. Questo lancio si divide in tre fasi. La prima è: sollevo la canna appoggiandola sulla spalla interna. Perché appoggiandola sulla spalla interna? Perché mi dà segno di stop. Una volta appoggiato la canna, sono pronto ad andare a eseguire il peripoke nella direzione in cui vogliamo eseguire il lancio. A questo punto sono pronto ad andare a creare la D alle nostre spalle e chiudere il lancio. Testify.